Ciao ragazze, ciao ragazzi, top, c'è troppo sole che entrano, infatti non mi si vede neanche la mano. Niente, nuovo vlog, cambiamento di look oggi e nulla, adesso poi si va anche a fare la spesa, una cosa e l'altra. Non so se vi faccio vedere subito il cambiamento di look, ve lo lascio nel mezzo, nella fine, non lo so, magari ve lo faccio vedere subito, non si sa. Comunque ve lo farò vedere che sono su il cappotto, questo qua, i dettagli, Expecto Patronum, questo qua che mi ha regalato Davide al compleanno, poi con questi bottoni che sono pazzeschi, di Harry Potter. Bellissimo, qua c'è queste stelline. Devo un attimino. Il cappuccio non l'ho messo perché non mi pare il caso. Si riempie facilmente di pelucchi. Devo prendere la seconda, comprare la spazzola, quella che rimuove i pelucchi. Vi faccio vedere un attimino allo specchio a chi non avesse visto come mi sta. Ecco, questo è il cappotto, veramente molto molto bello. Che come scende giù, tutto super. Come dire, è veramente bello. Ecco, qui si vede bene, qua c'è questo ricamo qui, sarebbe qua, c'è tutto questo ricamo, e niente, mi piace molto, qua poi c'è la cintura, però la lascio slacciata. Ho preso l'influenza, povero cucciolo. Mi dà una spruzzata del mio acqua profumata, Victoria's Secret. Adoro. Bene. E pronta per uscire. Bene, siamo quasi arrivati. No. Bene, siamo quasi arrivati dal parrucchiere. E adesso entro un attimo in banca che prelevo. E siamo alla solita chiesa. Quella fontana che adoro, un giorno io mi sposerò lì con Davide. E ora entro. Spesa fatta. Beh, dopo un'estenuante giornata a fare la spesa. Prima al Simpli, ora al Lunes, che non c'è solo questo, ma c'è anche la roba che c'è mano mia suocera, perché comunque c'è la spesa di Pasqua. Ora finalmente riuscirò ad andare dal parrucchiere. Sono tipo sconvolta. E poi dobbiamo comprare la carne, sì. E poi il tiramisù. Sì. Ah, già è vero. Che devo fare per mio suocero che è il compleanno. Vabbè, quando domani adesso è lunga. Cioè, i giorni di festa sono giorni di fuoco alla fine. E nulla, adesso praticamente. Ok. Guardate le mani. Il peso della spesa. Allora, chiamiamo mio suocero, scende giù. Ci porta le focaccine che ci mangeremo dal parrucchiere, perché adesso vado dal parrucchiere. Scendi giù, porti le focaccine, per favore. Capito. Puoi portare giù le focaccine e prendere i sacchetti? Sì, vengo giù. Grazie. Ma tuo marito non lo piange. Adesso. E niente, perché ho tipo i capelli sconvolti, perché ho girato tre parrucchieri per farmi consigliare, insomma, la tinta che volevo fare. I prezzi più o meno sono gli stessi. Sono andata da una che mi ha sparato tipo 130 euro, se andava bene, e ho detto, ascolta, no, grazie. E siamo comunque intorno ai 70 euro per quello che voglio fare. Adesso, insomma, vediamo e poi vedrete il risultato, insomma, finito. Mia suocera stremata, Sempre andare in giro con la chiave. È una cosa però abbiamo risparmiato, Bene, come potete vedere, sto facendo che non si capisce che colore sto facendo. Non si capisce. Ok, copre per sempre dietro. Non si vede che colore sto facendo. A fine video vi farò vedere il risultato finale. Penso che metterò anche le extension, proprio stravolgimento di look totale. E nulla, top. All'inizio, prima di entrare, ho avuto tipo un attacco di panico, ma leggero. E sta passando perché boh, cambiamenti fanno sempre questo effetto, dai. Bene. Bene, non si capisce che cosa sto facendo comunque. Vedrete a fine vlog. Cosa stai facendo, mamma mia? Cerette.
Sì. Tu? Mi sto grattando. E niente, no, appunto, metterò anche le station. Sono proprio contenta, guardate. Uno, due, basta. Mi autoinquadro nel cosa. Ok. E niente. Io oggi uguale prima volta. Questo coso. Sembra tipo un uovo di Pasqua far scritto. Molto bene che non si sta vedendo ancora il colore. E molto bene perché sia una surprise. Molto così. No, ma sto inquadrando me. Ma che mi, non mi sta guardando nessuno. E nulla. Sono in trepida attesa di come diventerà questo colore. Sono questo che vedete bianco, una cremina protettrice che applicano per non far sporcare la pelle. E niente, vediamo come diventerò. Comunque sto facendo il casino, praticamente sto usando due telefoni. Un po'. Ciao! Ok, mi è appena arrivato. Ho toccato lo schermo. Mi ha dato il messaggio da Davide, lo potete vedere. Non si vede il numero. Comunque sto usando due telefoni perché uno mi faccio le foto, metto su Instagram, con l'altro faccio i video, perché comunque l'iPhone, fa i video molto molto meglio di questo, anche se ha più pixel, ma la fotocamera che è interna li fa meglio. Questo fa meglio le foto, questo fa meglio i video invece. Molto bene, ecco, spiegato l'arcano perché ho due telefoni, poi anche perché con uno io lo uso per il Like All You e poi perché mi servono due telefoni. Questo è quanto praticamente. Bene. Ah sì, perché me l'ha chiesto, sono in un negozio di cinesi che sono molto molto bravi, perché sono andata da negozio di parrucchieri italiani, ma dei prezzi assurdi. E comunque ci sono persone che non si sono trovate bene. Qui ci sono venute tante persone che si sono trovate bene, quindi sono venuta qua. Top, vedremo come mi trovo. Situazione attuale, ho sonno. Sono qua alle 12.40 circa. Ho questi adesso, non ho ancora finito. Molto bene. E niente. Niente, ho fatto il casco. E... aiuto. Bene, ora siete pronti a vedere il risultato finito. Io sono super super soddisfatta, ancora meglio di quello che mi aspettavo. Sì, lo so che sto facendo del pavimento, però cioè, per fare tipo la suspense, ma... ecco qua i capelli. No, io li adoro. No, sono stupendi, adoro. Poi ve li faccio vedere meglio in casa, perché praticamente, cioè, guardate che bello, adoro. Devo mettere le extension, poi ce li hai già lunghissimi di tuo, quindi aspettate, faccio vedere meglio qua. Ecco, cioè, fatemi sapere cosa ne pensate, vi faccio tipo vedere il colore. Mi piace troppo. Voglio vedere la reaction di Davide quando mi vede con questi capelli, quindi ora lo filmo. Ancora. Wow. Come sto? Sei bene. Bene, eccomi qua, mamma mia. Ho super super freddo, ho le guance strarosse, non ho assolutamente trucco, ho messo solamente il mascara e il, sì, il blush e il gloss, e sono super super contenta di questi capelli, li ha fatti veramente bene. Ed è super 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 bellissima. Grazie. Una gnocca paurosa. Grazie amore, e sono contenta. Allora, un disastro, perché avendo io i capelli neri ricci e avevo fatto, vi ricordate che me l'aveva fatto Davide quella shampoo colorante, allora io non lo sapevo, quindi avendo quella cosa lì fa fatica più a attecchire il colore, quindi mi ha fatto prima una decolorazione, poi praticamente prendeva solamente qua e qui mi ha dovuto fare un'altra cosa. Poi mi ha fatto i colpi di sole, ho fatto i colpi di sole.
Dopodiché mi ha messo sotto il casco, mi ha fatto ancora altri colpi di sole, poi mi ha messo sotto il lavandino, mi ha lavato e mi ha messo il colore un po' su tutto il capello. Infatti vedete che la base adesso è castana. La prossima volta, fra un mese, vado, che voglio praticamente uniformare, anche se comunque sono molto contenta. Voglio rendere tutto qui questo castano, magari un pochettino più chiaro, e fare qua dove c'è questo, qui è chiaro, alla luce comunque sono ancora più chiari, fare qualche ciocca, magari anche qua sotto, leggermente più chiara in vista dell'estate, anche perché per fare il rosa devo fare tutto questo procedimento, stare tipo lì dentro 6 ore, io ragazzi dalle 12.40 fino alle... Ancora sono tornata a casa, amore, 4 e mezza, sì, saturo. Io non sono mai stata così tanto da un parrucchiere, mi sono trovata benissimo, ho messo i semi di lino, la crema, guardate il capello è proprio sano, è fatto strabene, non so se riesco a farvi percepire il colore, cioè guardate che bello. No, lo adoro, io sono super contenta, non vedo l'ora di avere l'abbronzatura. Adesso sono tipo arrossata per il freddo e il caldo, io faccio sempre così la reazione freddo-caldo. Sono contenta e niente, alla fine è la colorazione 2, quella che comunque mi mancano i boccoli, mi mancavano, però non c'avevo voglia di fare i boccoli, li volevo lisci. Volevo mettere le extension, come faccio? Li hai lunghi così? Magari ce li hai già lunghi di tuo, così. Magari la prossima volta quando vieni che gli schieriamo un po', vediamo, perché comunque aveva tutte le extension che sarebbero state da comunque da colorare e magari poi la prossima volta possiamo aggiungere quelle più chiare, così a posto. Comunque vediamo, anche perché mi sarebbe costato mettere le extension 200 euro. Sì, ragazzi, 200 euro. Io avevo capito che praticamente a ciocchettina, sono quelle con la cheratina poi, a ciocchettina erano tipo 2 euro, ho detto, ma sì, prendo tutta sta cosa, e mi fa, ah ok, prendi tutto, sono 200 euro, io, sono rimasta tipo così. Comunque è stata super professionale, bravissima, negozio pulitissimo, super igienico, gente che continua a entrare, venire. Io prima di fare i capelli ho chiesto in giro, chiedevo anche alla gente che entrava, ci vediamo da anni, ci troviamo benissimo, e niente. Sofia sarà la mia parrucchiera di fiducia d'ora in poi. Sono stra contenta. Cioè guardate, e non si sono neanche rovinati i capelli, guardate, non si sono assolutamente, guardate, cioè così si notano ancora che sono più sani, cioè non lo so, sono super elettrizzata, sono stra contenta. E niente, io spero che questo mio cambio di look, non ancora definitivo, perché appunto vi ripeto, voglio andare a schiarire ancora un pochettino, però rimanendo su questa scia così. Sono molto i capelli. Sono molto i capelli tipo la stile Jennifer Lopez, come volevo io. E comunque per avere quel rosa là bisogna fare delle cose assurde, e comunque si sarebbero rovinati molto i capelli. Poi vediamo, a parte che comunque ci vuole una base molto chiara per fare quel rosa. Io avendo il capello nero, riccio e poi colorato, perché avevo fatto la tinta appunto, e nulla, ci vuole, infatti mi ci è voluto 4 ore per venire castana con i colpi di sole. Però mi piace tantissimo questo color nocciola, un tono caldo comunque in previsione dell'estate. Mi piace, adesso voglio vedere che trucco mi potrebbe star bene. Sono contenta, mi sento tipo come rinata. Sapete che comunque il cambiamento di una donna passa sempre dai capelli. Cambiamento per me cosa significa? Che voglio lasciarmi alle spalle tutte le negatività, andare avanti, ignorare e compatire chiunque e basta, perché a me non interessano più litigi, cose, zero proprio. E appunto potete vedere che non sto parlando di nessuno. E niente, io spero che questo vlog cambio look vi sia piaciuto.
Davide presto tornerà con l'unboxing dei video sul canale di Coppia. Che cos'è l'unboxing dei video? L'unboxing delle uova di Pasqua, perché ne abbiamo veramente tantissime. Abbiamo esagerato, secondo te, amore, a comprare le uova? Cioè, ho esagerato? Sì. Ma dai, sono due, amore. Va bene. Da Davide, Chiara, Milano, questo è tutto. Notizia. Niente, io non vedo l'ora di abbronzarmi, perché così... top, e di perdere ancora 25-30 kg e sono super contenta e a posto. Vado avanti dritta per questo mio obiettivo. E che dirvi, ragazzi, grazie a tutti quanti, grazie ai nuovi iscritti, grazie agli iscritti di sempre. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Sul canale di Coppia c'è un video spesa. L'ho fatto io, però andate a vederlo. E iscrivetevi anche al canale di Coppia. Mi raccomando, sono stati iscritti, iscrivetevi, che nell'info box vi lascio sempre il link. Ah, in tanti mi state dicendo che su Instagram quando metto il link non funziona. Comunque su Instagram sono Chiara D'Alessandro 78, tutto scritto in minuscolo, tutto attaccato. Quindi se volete seguirmi anche su Instagram, seguitemi, che oggi tipo avrò postato 8.000 foto dei vari step senza però farvi vedere il colore finale. E niente, io sono veramente contenta e non lo so, sarà una cavolata, cioè sarà una cavolata, però a me piace tanto veramente. E poi comunque il mese prossimo li schiarirò ancora ulteriormente. Bene, ora veramente è tutto. Un bacio. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Non siete iscritti, iscrivetevi. Mi raccomando, che vi vengo a prendere a casa. Bene, ciao veramente. Ciao.